Ci troviamo un po' in diaspora, tu hai detto no, abbandono, si abbandona la terra e si va in un altro luogo. Invece noi come marchigiani abbiamo la formazione avviene andando a Roma, andando a Milano, andando a Genova, e quindi parcando l'Appennino si va dall'altra parte, Roma, quella, e là perché c'è la cultura, c'è il lavoro, c'è la cultura, c'è tutto, sia gli scrittori che i pittori, veramente. Sì, sì. Per dire. E Cagli, Cagli che è qui, no? Cagli, no, sì, Cagli che Cagli, che è qui, che è di qui, sì, che è di qui, è da scuola, e poi Fazzini, per dire, beh, certo. Poi quello dei cardinali da Scipione. Gino allora, Scipione, Bonichi. E questo, ecco, questa tensione però ha un esito poi, molti ritornano e portano, già la conservano l'antica cultura e poi riportano la cultura trasformata con qua. Questo accade forse in questa zona qui, nell'Appennino meridionale, adesso devo dirlo perché nonostante il centro nord e sud abbiamo tolto, però l'Appennino meridionale è difficile che si torni. Ecco. Infatti, per esempio nel caso degli Appennini, dei scrittori appenninici meridionali, c'è proprio l'idea di una diaspora di ebrei, cioè di una andata senza ritorno. Capito, sì. Creare una comunità nuova. Cercare una comunità nuova, ma poco ritorno. In fondo Paolo è ritornato poi in tutti i tempi, insomma. Però vedeva, no? Era sempre in movimento, ma era talmente forte l'amore terragno proprio per l'uomo che creava diciamo, scambi continui, però era esistente l'identità, forte. Ma i scrittori appennini questa identità la conserva molto forte, ma tutto l'Appennino conserva forte l'identità. Perché qui le cose arrivano e mettono le radici più che in un luogo di mare, per esempio, che è un luogo di traffico, di incontro, ma di superficialità, cioè la sabbia non permette di mettere radici. Poi è un luogo nuovo, perché tutte le coste marine hanno avuto il treno che sono state conquistate dal treno e poi un po' dall'industria, quindi è qualcosa che è più di movimento. Molto movimento, qui le cose arrivano ma rimangono, anche i linguaggi restano, si mescolano e restano con dei fenomeni che come dire, cambiano con minor tempo, cioè cambiano con un tempo maggiore, insomma, con un tempo più dilatato. Apriamo il dibattito, ho qualche domanda. Io non saprei da dove cominciare perché c'è stata una molteplicità di sollecitazioni. Comincio dall'ultima perché è più fresca. Cioè che il concetto di evoluzione è entrato, adesso io sto rileggendo Corporale, a un certo punto Aspri, Murietta si rende conto che la rivoluzione uno da solo non la può fare e comunque segue sempre una contro l'evoluzione, un riassestamento della società che difende quello che ha, gli interessi che ha costituito. E allora questo cammino non si potrà fare, mentre è giusto pensare un'evoluzione che, perché tutto evolve, il suo rifugio viene distrutto prima di tutto dalla pioggia che scava, che lo fa crollare, poi dalla natura che gli cresce intorno e poi sarà devastato anche dagli uomini. Ma come la natura poi ricresce e si trasforma, così anche le cose dell'uomo si devono trasformare, così anche la società si deve trasformare. Un'evoluzione naturale dunque, un'evoluzione non guidata, non pilotata o forzata, ma un'evoluzione naturale. E poi quello che viene detto anche nei discorsi, perché i concetti sono gli stessi. Sì, sì, e allora, perché sia un'evoluzione naturale? Intanto deve rispettare il passato. Ci deve essere una conoscenza profonda del passato. Perché si deve andare su... Ma non c'è conoscenza, anche rispetto. Infatti tu, sì. Certo. Okay. Quel discorso della sacralizzazione era questo, cioè avere rispetto, non devastare. No, non devastare, ma costruire su quelle linee. Certo.
E questa evoluzione però deve avvenire del soggetto insieme, nel gruppo. Nel gruppo e anche nel territorio, perché anche il concetto di gruppo e di territorio sono fortissimi in gruppo. E questo mi sembra... Gruppo e territorio che dipende, secondo me, molto la cosa della comunità olivettiana. Sicuramente. Cioè era questa, questa dimensione di una politica, cioè una dimensione... Chiedo scusa se ti ricordo. No, no, certo, è una conversazione. Questa dimensione, questo ragionare per piccole aree. Però queste aree vanno viste in ambiti sempre più estesi. Pensiamo al discorso sulla ferrovia, no? Sì. Il discorso sulla ferrovia. Sì. Prima Volpone costruisce questo presente, insomma, questa situazione del territorio che se rimane, è un ramo secco se rimane, diciamo così, tagliato fuori, ma se ci sono i collegamenti giusti, invece contribuirà a dare vita, riceverà linfa e darà a sua volta vita. Quindi ogni territorio va inserito in un territorio più vasto, perché ci deve essere una crescita globale che poi va a finire, che coincide con il mondo intero, va a toccare il mondo intero. Certo, bisogna saperle vedere queste connessioni, no? Non appaiono quindi semplicemente agli ignoranti, detto in poche parole. Quindi tanto più è vasta la conoscenza del passato e la conoscenza del mondo, tanto più efficace sarà questa crescita, che deve essere globale, di tutti in verticale, ma di tutti anche in orizzontale. Pensate per esempio a questa, come dire, a questo tipo di scrittura, uso un termine, civile. Cioè tutto quello che Volpone fa è, ha una dimensione politica. Politica, sì, però non civile, politica non alla fine partito, anche, no? Alla fine, sì. Cioè alla fine lo scrittore che diventa quello che deve immaginare il mondo. Perché è così. Anche quando scrive di cose che apparentemente lontane e non sono cronaca, però è l'immaginazione del mondo. Lo scrittore ha gli strumenti per immaginare il mondo, cioè per immaginare non il sogno, non l'evasione, per immaginare un presente che sarà. E la scrittura è la, come dire, è impostata per essere, per avere questo, per scrivere questo valore civile, sia quando fa il deputato, scrive da onorevole, da senatore, ma sia quando fa il poeta, sostanzialmente è uguale, perché la finalità è sempre uguale, che non è lo strombazzare, no, nelle piazze, no, è anche, voglio dire, raccontare le vanghe, raccontare la falciatura nei mesi, no? La Pellino Contadina è tutta quanto una specie di calendario dei lavori stagionali, le case alte, le case basse, di febbraio, marzo, aprile, cioè è un calendario, ma anche lì ha una progettualità civile, politica. Sì, sì, civile, perché lui si proponeva proprio di dirlo agli altri, sì, a un certo sì. punto è diventato necessario questo dire agli altri. E discorsi hanno per lui anche questo valore di una comunicazione con un pubblico che era al di là dell'aula, voleva parlare anche agli altri. È il compito dell'intellettuale, di colui che ha gli strumenti per capire e deve anche insegnare, illuminare gli altri. Però lui ha anche culture. La differenza fondamentale fra gli altri scrittori e Volpone, Volpone aveva una cultura vasta, profonda, critica, attenta, lucida, che gli permetteva di raggiungere quella conoscenza del mondo di cui parlavamo prima. Sì, sì. Quando io sento di ragazzi che vogliono imitare Volpone, ma ce l'hai la cultura di Volpone? Cioè, prima allora devi studiare. Cioè, non si può imitare. Infatti, ragazzi, qua 35 scrittori intervistati, avete letto La Modella di Volpone? E cosa scrive l'industria? Ecco, quindi dobbiamo tenere presente che ha uno spessore culturale importantissimo. Sì, ha una visione del mondo, ha una visione del mondo, cioè ha una, è il luogo, è la città, è ce l'ha proprio. Il Rinascimento è la visione del mondo. Questo si capisce. Cioè non è soltanto uno che racconta storie, non è un caso. Lui dice esplicitamente quello che scrivo, io l'ho visto, l'ho sperimentato. Poi viene trasfigurato, ma corrisponde a un'esperienza certa. Per esempio,
parlando del periodo di lavoro a Olivetti, periodo denso, intenso, dice di quel periodo che lui ha lavorato proprio come devoto servitore, che poi si è anche un po' pentito, dice, ma io e allora io calato dentro la fabbrica e dentro la logica della fabbrica, e la definisce una malattia poi questa, finché si è reso conto che anche quella fabbrica, nonostante tutto, era dominata da un capitale che si muoveva secondo la sua logica, che era quella di conservare se stesso, dimenticando tutto il resto, tutto il lavoro fatto per gli operai, per cambiare la posizione degli operai nella fabbrica. Bene, relativamente a quel periodo di studio intenso, dice che comunque lui guardava sempre anche fuori dalla finestra, la finestra che torna come simbolo continuamente. Lui guardava comunque fuori, cioè non è rimasto mai chiuso dentro questa logica anche positiva, questa visione anche positiva, anche quando la viveva positivamente, però ha sempre avuto questa attenzione di guardare fuori. Questo, anche perché la fabbrica Olivetti ti permetteva di guardare fuori, perché era di vetro, perché era curiosamente fatta di vetro, c'era questa caratteristica proprio del dialogo con l'esterno. E poi è vero che il pensiero di Volpone, secondo me, io lo condivido, che è sempre politico, perché alla fine, a parte che pensa prima all'operaio, poi anche nelle esperienze precedenti in Abruzzo, alle persone con cui era venuto a contatto. Ma una... Io sarei felice di leggere, per esempio, se ci sono delle testimonianze dei suoi viaggi in Ucraina. Perché lui fece questi viaggi in Ucraina, Matera, no? Il mondo del Berlino, che poi... Però sarebbe bellissimo poter recuperare queste cose qua. Se ci sono questi reportage, no? Se questi... Relazioni, dovevano esserci delle relazioni che lui doveva fare sempre. Perché lui veniva spedito come tanti altri per appunto conoscere. Se relazioni da casa, secondo... e quindi tutto il discorso della Martella, Matera. I miei sono stati con quello scopo. Esatto. Sociologico, insomma, il discorso sociologico. Sarebbe... Ma non c'è nulla. Bisogna vedere. Non so, probabilmente negli archivi di queste no, quello ho già visto. Non credo. Ho già visto Ivrea a Roma. Forse. Perché secondo me non, sicuramente avrà steso delle relazioni. Sì. Perché certo, ci sono. Però non pubblicate però. No, io non ho mai trovato nulla di pubblicato che parlasse di quello. Però sono là nel ministero per il mezzogiorno. A meno che non siano per il ministero, esatto. Al ministero, come so, per la cassa del mezzogiorno. La cassa del mezzogiorno, una cassa faceva capo, un ministero. Ecco, quello potrebbe essere. Erano tutti gli altri finanziati. Con CEPA sta Roma, non so come si stenta la sigla. C'è il centro degli assistenti sociali. Nelle sere quindi era un altro filone, no? Angela Corso. Sì, attraverso Corso. Quello è una cosa da andare a vedere. Ho fatto fare una tesi di laurea, diversa su Volpone, ma una cosa molto interessante. Allora, il pianeta inabitabile ha delle tracce dantesche infinite. Il pianeta inabitabile è la riscrittura dell'inferno di Dante. Filologicamente, questa tesi di laurea, ragazzo, sì, infatti quando lui mi ha detto una ragazza mi ha detto... Perché c'è stato sempre su questo libro una cosa, insomma, misteriosa. A ottobre dell'anno scorso qui si è trovato questo commento. Sì, l'ho visto. E il professor Ritrovato e Tiziano Toracca, che hanno curato l'organizzazione, erano in contatto con noi, venivano a trovarci, e hanno dovuto anche selezionare i contributi, gli interventi, eccetera. E a un certo punto ci hanno chiesto, ma voi sapete, abbiamo una proposta di tenere una comunicazione da parte di uno studioso, non so di dove, che ha trovato delle corrispondenze fra il pianeta irritabile e un
classico della letteratura cinese antica. A voi corrisponde questa cosa? Sapete, l'ho detto, non sappiamo assolutamente niente. Quindi nel dubbio, non se la sono sentita, adesso lei mi parla, senti tante, quindi ci sono... C'è un ragazzo, la tesi, super irritabile, ma comunque Dante Volpone, la faccia vedere, perché ovviamente... Interessante, e lui sì, poi la facciamo avere all'archivio Fulminante, alla professoressa Focht, che mi disse, lui mi disse, mi fa fare una tesi sperimentale, adesso, una sperimentale, cioè vuoi andare... Sì, sì, vabbè, fai questa cosa qua, però sono uscite fuori molte tracce di un Volponi del Dante, sì, ma infernale, l'inferno, l'inferno è purgatorio. A parte ci sono molte citazioni dentro il libro dalla commedia, ma poi ci sono, c'è tutto un discorso sotterraneo. Io ho un particolare amore per il pianeta irritabile. È uno dei suoi lavori che è un romanzo apocalittico. 78 in Italia è l'anno del romanzo apocalittico. Esce il Pianeta Irritabile, esce il Superstite di Carlo Cassola, esce anche un altro romanzo apocalittico nel 78. È l'anno d'oro del romanzo apocalittico, che è un romanzo che non ha avuto tanto seguito in Italia, cioè noi non abbiamo scrittori orwelliani, no? Però il 78 è l'anno, c'è questa coincidenza di tre romanzi apocalittici particolari. Io ho sempre avuto un debole per il pianeta che poi è una favola, certo. Perché c'è il nano, l'elefante, certo. È una favola sostanzialmente, però proprio in quei termini è molto carico di significato. Non so quante copie avrà venduto di quel libro, non saprei, perché... non però erano altri tempi quelli lì, sì, sì. Erano altri tempi. In questo settore ci sono domande? No. Vi siete annoiati? Assolutamente no. Non mi sono annoiati.